Le associazioni di Chieti seguitano ad interessarsi dei problemi della sanità teatina, sono tanti, e oggi chiedete di nuovo un consiglio comunale con i vertici della sanità teatina. Noi associazioni chiediamo che il consiglio comunale all'unisono si riconvochi nuovamente ed inviti i massimi responsabili ed esponenti della sanità regionale, il presidente della giunta regionale, l'assessore regionale alla sanità e il direttore generale ed il magnifico rettore. Laddove non dovesse esserci questa convocazione o laddove invitati al consiglio comunale questi quattro soggetti interlocutori non dovessero presentarci, noi andremo avanti con un'iniziativa di sollevazione pubblica, faremo una pubblica assise, chiameremo, rinviteremo nuovamente il magnifico rettore, il presidente della giunta, l'assessore regionale ed il direttore generale della ASL, insieme ai consiglieri comunali e soprattutto insieme a tutta la cittadinanza, affinché anche l'opinione pubblica ci segua e ci affianchi in queste battaglie. Nessuno fino adesso della città di Chieti ha posto il problema se Chieti vuole un ospedale di secondo livello, ospedale che viene previsto da un decreto ministeriale 70 del 2015, sono passati 7 anni, nessuna decisione. Poi abbiamo il problema del pronto soccorso. Il pronto soccorso ha necessità di essere risolto. Tutti i pronto soccorsi d'Italia hanno questo problema del sovraffollamento, l'Abruzzo anche, ma ci sono alcune possibilità di correzione e noi siamo propositivi in merito. Abbiamo il problema delle liste d'attesa, bisogna monitorarle, bisogna vedere come risolverle. Ci sono mille modi per poter risolvere il problema delle liste d'attesa, ma è tutto fermo. E ultimo, nessuno si è posto il problema che la città di Chieti ha perso, con la chiusura dei reparti di chirurgia di Angelini e di Spatocco, di 90 posti letto. I posti letto sono distribuiti in questa regione secondo la popolazione. I 90 posti letto sono finiti a Pescara. Beh, qualcuno deve chiedere che i 90 posti letto di chirurgia tornino in questa città. La vostra posizione? La nostra posizione, la posizione della mia amministrazione è quella di essere sempre e comunque vicino ai cittadini e alle associazioni e ai comitati dei cittadini quando soprattutto riguardano i problemi della sanità. Quindi noi siamo a completa disposizione dei cittadini e di questi comitati per risolvere e cercare di risolvere i problemi veramente importanti, tutti quei nodi che sono arrivati al pettine, di cui i mass media in queste ultime settimane ci danno informazione, dei problemi appunto riguardanti sia la sanità territoriale ma soprattutto quella ospedaliera della nostra ASL.